Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ormai alle porte e mai come in questa edizione l'Italia del tennis può nutrire concrete speranze di conquistare una medaglia, un traguardo che manca da ben 100 anni. L'ultima e unica medaglia italiana in questa disciplina risale infatti al 1924, quando Uberto de Morpurgo conquistò il bronzo, proprio a Parigi. Va ricordato che il tennis è stato assente dai Giochi Olimpici dal 1928 al 1984, tornando solo a partire dall'edizione di Seul 1988. Tuttavia, mai come oggi l'Italia può vantare un parterre di talenti così ampio e competitivo, forse il migliore della sua storia. Con la recente vittoria di Matteo Berrettini a Gstaad contro Quentin Halys, l'Italia ha raggiunto un totale di 12 titoli tra ATP, WTA, singolari e doppi in questa stagione. Di questi, 7 sono titoli di singolare maschile. Un altro successo entro la fine dell'anno permetterebbe agli azzurri di riscrivere la storia, superando il record di 7 titoli in un anno solare, stabilito nel 1977 e eguagliato nel 2021 e 2024. Le teste di serie del torneo di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono state ufficializzate in attesa di eventuali forfait dell'ultimo minuto. Come di consueto, i migliori 16 del seeding non potranno affrontarsi nei primi due turni del torneo. In vetta alla lista si trova Jannik Sinner, attuale numero 1 al mondo e fresco vincitore del suo primo slam all'Australian Open di quest'anno. Sinner non è l'unico italiano tra le teste di serie, anche Lorenzo Musetti figura tra i top 16, precisamente al 14° posto. Novak Djokovic, piazzato al 2° posto, potrebbe incrociare la strada di Sinner solo in finale. Completano la top 5 Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Restano in dubbio le partecipazioni del 6° e 7° in classifica, l'australiano Alex de Minaur e il polacco Hubert Hurkacz a causa di problemi fisici. A seguire, la top 10 è completata da Casper Ruud, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. Le ultime 6 teste di serie, oltre a Musetti, sono Taylor Fritz, Hugo Humbert, Holger Rune, Sebastian Baez e Felix Auger Aliassime. Il torneo, che conta un totale di 64 partecipanti, vedrà il sorteggio degli incontri il 25 luglio alle ore 11. Secondo le regole del torneo, i connazionali non potranno sfidarsi nei primi due turni. Inoltre, se entrambi sono teste di serie, come nel caso di Sinner e Musetti, potranno incontrarsi solo in semifinale, garantendo così almeno una medaglia per l'Italia. Con Sinner e Musetti tra i favoriti, l'Italia si presenta alle Olimpiadi di Parigi 2024 con una squadra forte e ambiziosa, pronta a interrompere un digiuno di medaglie che dura da un secolo. I prossimi giorni saranno decisivi per stabilire il cammino degli azzurri in un torneo che si preannuncia entusiasmante e ricco di emozioni. Condividi le tue opinioni nei commenti qui sotto e ricordati di iscriverti al canale. Grazie!